Un saluto a tutti ragazzi da Marino The Best One, qui sul canale di Marino The Best One, in questo nuovo episodio, nel 15° episodio di Harry Potter e l'Ordine della Fenice per PlayStation 2. Nello scorso episodio siamo stati a Green Moon Place, abbiamo visto il tratto di storia fondamentale per gli eventi futuri, riguardanti soprattutto Sirius. In questo episodio dobbiamo fare inizialmente una nuova lezione di occlumanzia, sempre con il professor Piton, che in questo momento si trova nei sotterranei, molto probabilmente. Pozioni, eccoci qua. Dobbiamo andare a pozioni. Andiamo. Vai a giocare con un mezzo sangue. Ma vaffanculo, va. Aspetta, qua ci sono delle campane. O due. Tre. E ci. Cosa succede? Pam parapam, ora inizia la canzone. Niente, non succede niente. Ma basta! La stanza che abbiamo trovato. Esplorazione 6. Siamo arrivati a esplorazione 6, ragazzi. Fantastico. Chissà cosa succederà se arriviamo a esplorazione massima. Non lo so. Vuoi venire alla gufaglia con me? No, mi spiace. Sei brutto. Sei buongiorno, prof. Potter. Entra. Ok, un'altra volta sta cosa qua. Eccolo qua, hai schiacciato Piton. Piton furbacchione che vuole vedere le mie cose sporche che faccio di notte. Boom. Bam, di nuovo Piton, ti fai cazzi tuoi, grazie. Bam, Piton è stato sconfitto da Harry Porco. Che cosa è successo dopo, Potter? Ho appena capito. Cosa si trova nell'ufficio misteri? Cosa? Mi ero scordato di averlo visto quando sono stato là per l'udienza. L'ho sognato. Voldemort ci pensava. Che cosa c'è là che lui vuole? Nell'ufficio misteri ci sono molte cose, Potter. Poche puoi comprenderne e nessuna deve interessarti. Mamma mia. Mi sono spiegato. Ma... Scusa. Questa lezione è finita. Ciao, Harry. Ciao. Ti stanno aspettando tutti nella stanza delle necessità. Perché? Ok. Credo che l'ES stia andando benissimo. Tutti stanno facendo grandi progressi. Buona, finita la missione di occlumanzia. Adesso dobbiamo andare al settimo piano. Piano, 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 piano. Mia zia dice che tu puoi creare un Patronus interamente corporeo, è vero? Sì, vero. È un cervo. Accidenti, Harry, non lo sapevo. Bravo. Perché non ci insegni Expecto Patronum? Va bene, ma dovrete pensare a un ricordo veramente felice per ottenere un Patronus potente. Fate come me. Expecto Patronum! Che ricordo stai pensando, Harry? Le tette di Hermione! È un bel ricordo felice, bellissimo. Cos'è successo? No! Come ha fatto a trovarci? Ah, non importa, scappiamo! Harry? Cosa state aspettando? Via! Adesso sei finito, Potter! Mamma mia, no, loro no. Cazzo, ma sono contro 30.000, cosa vuoi? Ma guarda quanti ce ne sono! Scherzando. Secondo me era voluto che io perdessi. E lui! Eccellente, Draco! Eccellente! 50 punti a Serpe Verde! A caso. Mi occuperò io della cosa. Gazza col basco col martello. Mi dispiace, Harry. Mi dispiace. Che zoccola, proprio una bene, zoccola. Bene, mi ha scoperto. Vuole una confessione scritta? Professore, no! Silenzio, Harry! Ho ordinato io a Harry di creare questa organizzazione e io solo ne sono responsabile. Bella la bacchetta di San. Ma temo di non avere intenzione di seguirla docilmente. Docilmente, sì sì, e dice proprio così. Azkaban, oddio. Azkaban. Evasione di massa da Azkaban. Umbridge, nuova direttrice di Hogwarts. Che palle. Belli punti. Però ancora noi Grifondoro siamo in vantaggio. Si vede. Veramente. Mamma mia. Nonostante tutto siamo sempre più bravi. Io però sono tasso rosso, quindi fa lo stesso. Diciamo sono tasso rosso aspirante Grifondoro, perché me le dà tutte e due. Perché siamo di nuovo qua? Dobbiamo fare Harry. Che cosa succede? Sono venuti a prendere Hagrid. No. Dei maghi del ministero e la Umbridge. Non è vero. Cosa?
Sta bene? Hagrid è scappato, ma la professoressa McGranit ha provato ad aiutarlo. È stata ferita. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo andare alla capanna di Hagrid. Potrebbe aver lasciato delle prove. Lo sai? Dell'aiuto che ha dato a Silente con i giganti. Ah, ho capito. Andiamo a vedere, andiamo nella capanna di Hagrid. Chi sono quelli? Malfoy? Ancora loro. Oddio, perché? Hagrid, no. Ma gli è andato fuoco? Ma siete seri? Mi ammazzo la famiglia. Potter se l'è presa comoda per arrivare qui. Che cosa farai adesso senza la tua balia, Potter? Che cosa ci fai qui, Malfoy? Sono qui per festeggiare come te, Potter. Proprio. Voglio dire, sapevamo tutti che quel grosso inetto fosse un pessimo insegnante, ma finalmente se ne sono accorte anche le autorità. Attento a quello che dici, Malfoy. Naturalmente il ministero ha dovuto inviare dei maghi per aiutare la professoressa Umbridge. Essendo mezzo gigante, l'inetto era troppo stupido per comprendere il concetto di licenziamento. Che ora scena. Basta, Malfoy. Ron, no! Presto! Dobbiamo aiutarlo! Cazzo, ora si combatte, sì. Vieni qua, vieni. E uno è andato, e vai. Bam! E anche tu. Muori. Sono morti tutti. Pensi di essere molto furbo, Potter, eh? Sì, molto. Ma i tempi sono cambiati. Persino la McGranit è stata portata via. È al San Mungo, dove finiscono i matti. Ma stai zitto, non è vero. Prima Silente, ora Hagrid e la professoressa McGranit. Ma perché cosa possiamo fare? Dobbiamo agire. Dobbiamo contrastare la Umbridge in qualche modo. Vero. Troviamo gli altri. Faremo vedere alla Umbridge chi comanda davvero a Hogwarts. È vero, sì. Gli altri chi? Chi dobbiamo trovare? Ah, Luna Lovegood, Padma, Ali, Colin e Dean. Dobbiamo trovare questi qua. Ok. Ragazzi, nel prossimo episodio troveremo questi 3-5 persone, perché ci servono. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bel mi piace, che a 30 mi piace io li guardo e dico: ma sono proprio bei 30 mi piace. Allora lo continuo questo gameplay. Come sempre, iscrivetevi se non siete iscritti. Se vi sta piacendo il let's play, commentate. Io sarò sempre felice di leggere i vostri commenti. E adesso vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti.